Ciao a tutti, sono Elisa e benvenuti in un nuovo video. Mi scuso principalmente per la qualità del video in questo caso, ma non ho il coraggio, e devo dirvi la verità in questo, di accendere le luci, perché non avendo un condizionatore non me la sento nemmeno di accendere le luci, perché morirei di caldo assolutamente. Sono luci che ti tolgono il respiro, quindi abbiate pazienza e prendete questi video come sono, perché purtroppo non posso fare altrimenti. Fatta questa dovuta premessa, oggi vi parlerò di un titolo che mi è stato inviato gentilmente dalla casa editrice J-Pop in formato PDF, e sto parlando appunto del diario della mia scomparsa di Hideo Azuma. Come sappiamo, Hideo Azuma ha creato Pollon, ha creato Nanako SOS o Nana Supergirl, come la conosciamo in Italia. Ma Hideo Azuma è molto prolifico in Giappone, infatti se potete leggere o acquisterete questo titolo potrete vedere le sue opere alla fine del titolo, e ce ne sono tantissime, è veramente molto prolifico. In Italia non sono mai arrivate tutte le sue opere, anzi sono arrivate appunto solo queste due opere. Il diario della mia scomparsa è essenzialmente un'autobiografia. Un'autobiografia che ci parla appunto dei problemi psicologici dell'autore stesso. Infatti l'autore all'inizio appunto dell'opera ci parlerà del fatto di come ha costruito questo manga, cioè l'ha costruito in modo da non essere troppo pesante e da essere ironico. In realtà, pur avendo messo tutto l'impegno per farlo risultare ironico, alcune parti sono un pochino pesanti e vi spiego perché. Il manga è suddiviso in tre fasi della vita di Hideo Azuma. La prima fase è la fase in cui decide di abbandonare il lavoro e la sua famiglia, quindi moglie e figli, per diventare essenzialmente un senza tetto. Un senza tetto che poi diventa molto ingegnoso, sia per acquistare, per trovare soldi, sia per quanto riguarda l'accampamento in giardini o in posti di fortuna. Quindi si ingegna moltissimo, non si scoraggia tantissimo verso la sua condizione, perché l'ha cercata volutamente. La prima volta è uscito dicendo vado a prendere le sigarette, e lo disse alla moglie. La seconda volta è proprio sparito, senza dire niente né alla moglie né ai figli. Infatti Hideo Azuma ha pure due bambini, all'epoca bambini. Quello che mi ha colpito è il ruolo della moglie, che cerca sempre di riportare a casa il marito, sia per se stessa che per i bambini, immagino. Questo non è stato specificato. La seconda fase è la fase di recupero, cioè cerca di recuperare se stesso cambiando lavoro e inizia a fare il lavoro di operaio. E questa è la fase che ritengo più pesante del manga, perché la fase in cui lui decide di diventare un operaio la descrive in modo minuzioso. Che significa? Significa che ogni parte, ogni cosa che fa in pratica Azuma viene descritto in modo tecnico e specifico. È una parte molto pesante e corre lentamente, molto lentamente. Questa è la fase che mi ha bloccata di più di tutta l'opera. Poi c'è l'ultima fase, penso che sia la fase peggiore, è la fase che ti lascia il magone addosso, ed è la fase dell'alcolismo. Infatti Azuma comincia a bere dopo che si è ripristinato la sua componente familiare e lavorativa, quindi ritornando a fare il mangaka, comincia a bere e ad avere delle allucinazioni. Beve talmente tanto che non riesce più a distinguere la realtà dalla fantasia e viene quindi ricoverato in psichiatria. Più che un'autobiografia, praticamente descrive delle patologie abbastanza gravi, soprattutto riguardanti l'alcolismo. Nella parte dove si parla di alcolismo vi prego di leggerlo attentamente, perché dà anche dei consigli molto mirati e molto utili per tutti, sicuramente, sia tecnici che di vita vera. Il titolo è molto significativo, non è la scomparsa in sé dell'uomo che fugge appunto dalle responsabilità, ma è la scomparsa dell'essere. Praticamente Azuma dimentica di essere se stesso, dimentica il suo essere, quindi scompare come se si volesse autodistruggere,
in modo un po' relativo. È molto complicato, penso che ci siano delle dinamiche psicologiche più chiare, ovviamente non sono uno psicologo, ma immagino che sia così. È un titolo molto bello da leggere, molto pesante, ve lo dico già da ora, soprattutto la parte centrale, ma è veramente sconcertante quello che ci descrive Azuma, quello che descrive della sua vita da mangaka. È davvero sconcertante e triste da un lato, anche perché ti perdi proprio come persona, non vivi più, vivi per disegnare, per le scadenze, quindi è un lavoro davvero pesante che ti lascia senza fiato. Quello che mi ha colpito tantissimo di questa autobiografia è il fatto che Azuma scrive comunque manga ironici o manga non pesanti, ma assolutamente adatti ad un pubblico sia giovanile che di età adulta. Vuole un'opera per svagarsi, mentre in realtà lui stesso non è sereno, non è tranquillo. Nella fase dell'alcolismo Azuma viene ricoverato per forza, quindi viene pure legato e ci sono delle fasi di crisi di astinenza molto alte che lui descrive in modo ovviamente ironico. Il suo tratto è caricaturale e lo troverete sia in Pollon che in Nanako, quindi il tratto di Azuma classico. E soprattutto questa edizione ha un'intervista esclusiva per l'Italia che è stata rilasciata dallo stesso Azuma ai ragazzi di J-Pop. Quindi vi invito tantissimo a leggere quell'intervista perché è illuminante come si apre senza nessun filtro, senza mai giustificarsi. Lui descrive, si descrive per quello che è, senza giustificarsi, ma neanche senza colpevolizzarsi. Descrive i fatti per come sono andati. L'unica cosa che mi dispiace è il fatto che la moglie di Azuma abbia dovuto subire, tra virgolette, una cosa del genere. Penso che non sia stato facile, penso che sia una donna molto forte. Il diario della mia scomparsa lo consiglio per una se siete pronti psicologicamente ad affrontare una lettura non molto scorrevole, soprattutto come vi ho detto della parte centrale, ma è molto bella da leggere per conoscere un autore che in realtà noi non conosciamo affatto, perché conosciamo solamente due opere delle tantissime che ha fatto. Grazie nuovamente alla casa editrice per avermi dato l'opportunità di leggere quest'opera e di parlarvene, perché è stata un'opera veramente illuminante per me, che non conoscevo assolutamente l'autore, e soprattutto l'intervista finale mi ha aiutato a capire veramente chi fosse. Questo è il video, è finito. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate dell'opera, se lo avete acquistata e se avete intenzione di acquistarla o vi incuriositi. Ricordo che nell'info box troverete tutti i miei link ai social, sia Facebook che Instagram, e il link ad Amazon per acquistare il volume. Oltre, se volete supportare il canale, iscrivetevi se vi va e lasciate un like se vi è piaciuto il video. Con questo ho finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!